Ciao missione di ragazzi. stasera. Ciao, Luis. La missione di stasera è divisa fondamentalmente in quattro task che sono Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Questo per le squadre di terra che saranno divise in Bandit 1, anzi, la squadra di terra che sarà divisa nei team Bandit 1 e 2. Andranno presi in quell'ordine, quindi prima Alfa, che è una radio tower, come sapete di solito non è particolarmente difesa, quindi dovrebbe essere una cosa molto rapida, non ci perdete tanto tempo, anche perché in quel momento non saranno chissà quanto allarmati i russi, quindi potete andare abbastanza tranquillamente. Poi va liberata Visnoye, che è l'obiettivo Bravo, che è una cittadina con una quindicina di case in tutto, quindi anche quello non dovrebbe essere particolarmente complicato. Poi abbiamo Charlie, che è una fuel station che è abbastanza libera, e l'ultimo è Mogilevka, che è un centro abitato un pochino più grande, quindi ci sarà da fare un ciclo B un pochino più minuzioso per ripulirla. Task aggiuntiva, dentro Mogilevka abbiamo informazioni riguardo all'utilizzo di armi chimiche e pertanto se trovate, o meglio cercate e trovate prove riguardanti l'utilizzo di armi chimiche nei pressi di quella città e quando e se le trovate le portate sulla portaerei, sulla USS Enterprise e allo scienziato che sta vicino alla torre di controllo della portaerei con l'interazione ACE. Detto ciò, nel frattempo abbiamo a disposizione l'F-35 che col Sign Guardian questa sera, che provvederà a bloccare innanzitutto i rinforzi che arriveranno sicuramente da nord da Starry Sobor, perché abbiamo una capitale praticamente a meno di 1 chilometro. Quindi tendenzialmente blindati che arriveranno da nord dovrebbero saltare sulle mine che mettiamo sugli unici due incroci da cui si può arrivare. Stessa cosa per i rinforzi da est. E una volta che Guardian ha minato le strade, è a nostra disposizione per CAS e supporto di fuoco. Sappiamo già che ci sono un sacco di blindati contraeree e quant'altro in giro, quindi Ocho. E priorità di fuoco per Guardian sicuramente sulle contraeree, ancora prima delle mine. Una volta che le contraeree stanno giù e le mine stanno piazzate, liberissimo di ingaggiare sui blindati presso gli obiettivi che stiamo attaccando, quindi diciamo non triggerare Mogilevka, cioè Delta, mentre stiamo ancora ad Alfa e Bravo. Sì, beh, considera che per le velocità e le quote dell'aereo potrebbe anche essere non intenzionale triggerare Sì, Mogilevka, no, quello sì, sicuramente. però era più un relativo al non le ingaggiare. E tranne le contraeree, come le vedi, tirale giù. Stessa cosa per assetti aerei nemici, cioè la tua task primaria è la supremazia aerea, mantenere la supremazia aerea, quindi sappiamo che possono arrivare rinforzi sia truppe aviotrasportate sui classici Mi-8 carichi di stronzi, sia Su-25, insomma, arrivare tutte di più. Quindi occupati anche di quello eventualmente. Per quanto riguarda la fanteria, abbiamo a disposizione due ANVI con l'M2 e due ANVI con l'MK19, quindi due per team. E basta. È diurna o notturna? Notturna, quindi abbiamo a Ah. disposizione gli assetti di supporto. Diciamo che la missione di oggi dovrebbe vertere molto sullo sfruttamento dei supporti che ci può dare l'aviazione, quindi cortine fumogene, flare per l'illuminazione, le mine appunto e poi il solito cassa che facciamo sempre. E Posso tutto qua. avanzare due domande? Vai. Allora, la prima domanda è: abbiamo possibilità di CAS di supporto con flare o illuminanti? Sì, Appena ok. detto. Seconda domanda: pieno di Effettivamente. contingenza nel caso in cui ci esploda un mezzo e non bastano i posti per restare sui veicoli, ci spediscono un altro veicolo dalla base tramite qualcuno o cosa? Allora, considera che con 4 ANVI abbiamo 20 posti e siamo in 11. Ok, Più ci stanno benissimo. le varie gazze in giro che abbiamo Piano di sempre contingenza a recuperato. prescindere. Allora, non l'ho previsto. Ok, mi basta cioè, comunque elicottero di supporto che ci viene a prendere o mezzo che arriva dalla base in supporto per riprenderci, terrestre o aereo? Se può anche fare In base alla volendo. situazione? Situazionale? Sì,
Secondo me, se serve un ricollocamento, si fa via la rotante, poi non so il Nico cosa. Sì, ce l'abbiamo sulla portaerei, poi a terra prende su CH, volendo. Poi, Ora, come del tuo piano, volevo giusto precisare, ricordiamoci il fatto della frequenza per tutti quelli che guidano, che a quanto pare è servito l'altra volta. E un'altra cosa, ti ho messo delle zone per il Adatto. Zipline, Sì. Mogilevka, dimmi se ti va bene, che nel caso lo cambiamo. Ma no, Basta, per io ho finito la mia rottura di palle. va benissimo. Ho un altro paio di remarks, se Vai, posso. vai, vai. Allora, innanzitutto sfruttate l'aereo non solo per il gas, solo quando diciamo serve, e perché ce l'abbiamo e usiamolo, quindi vale per spot, vale per ingaggio, vale per tutto il resto, cioè non lo lasciamo lì a svolazzare inutilmente, a sprecare kerosene, inutilmente. Che Prima cosa, costa. che costa? Madonna. E seconda cosa che volevo dire, me la sono dimenticata, quindi ne basta una. Ah sì, ok, è notturna, quindi considerate che abbiamo eventualmente i flare dell'aereo, quindi quelli andranno usati abbastanza regolarmente, secondo me, poi vediamo. Quelli con tre aree a parte, cioè, se il terreno e la situazione permette, dovrebbero coprire abbastanza agevolmente un'area 400x400 per un 40-60 secondi. Posso fare una domanda? Vogliamo già decidere magari i ruoli, così sappiamo già cosa prendere, se no Allora, si per dovesse quanto ammattare. riguarda i ruoli, io ho fissato i medici ATL SL, ovviamente, e io JTAC che contatto Smilzo, gli altri siete liberi. Sì. Visto che ci metterò un pochino, posso già entrare e cominciare a mettere i piloni uno ad uno? Nico, dimmi. Sì. Perché mi muovi? No, Nico, November. Ok. Dimmi. November Kilo, perché mi muovi le cose che ho appena Non so ordinato? io. E chi cavolo è lo che lo sta facendo? Potrei Non lo so. essere stato io. Ah, basta. Va Basta, bene, io lo chiedo bene, basta. chiedo bene. Allora, per Basta. quanto riguarda la maglia radio, sulla 50 si coordina Bandit 1 e 2 se vi staccate. Sulla 60 ci sto io con Smilzo. Ok? Ossessivo compulsivo, Cobra. Ho un paio di remarks. Vai. Uno, dal punto di vista di come sono state strutturate le squadre, noi abbiamo, cioè, se da come ho capito sarò io lo squad leader, quindi porto il dispositivo, ha senso che il JTAC sia nella squadra, nella seconda squadra, che molto probabilmente sarà la squadra che sarà più sottoposta al fuoco? Dipende quanta libertà di designazione, ingaggio e chiamata dei CAS mi dai, cioè io non ho No, più che altro che necessariamente. se tu sei, però se tu sai come l'altra, cioè, te lo chiedo perché Cioè l'altra li volta. mandi ammazzasse fondamentalmente Bandit No, 2, no, questo no, è. no, è che giusta. Mi ricordo quello che è successo l'altra volta, lunedì scorso, che giustamente eri sovraccarico di cose. Avevi l'UAV, avevi una squadra, una mezza squadra da portare, eri davanti, e giustamente fai fatica. Certo. Quindi l'unico remark che ho è questo. E visto che l'altra squadra, cioè piuttosto preferisco dare, cioè una squadra in costruito così T5, Io, Anam. se posso aiutarti, always nella decisione, il JTAC dovrebbe essere nelle condizioni in cui ha spesso, per non dire il più spesso possibile, la possibilità di avere una linea di visuale diretta con il barra i target barra zona interessata. Quindi se il JTAC deve stare chiuso, la sto esagerando, chiuso in una casetta No, non è insieme alla questo che dico, eh. comando, non è una buona idea. Il JTAC è bene che abbia gli occhi sul campo. Poi tutto questo è l'ultima e unica cosa che dico. Altro che avremo più? Di solito la nostra squadra ha più un ruolo di supporto, cioè siamo, diciamo, magari la squadra di fissaggio di supporto, di solito, Vabbè, non quello so. dipende da te, vedi tu. Vabbè, il mio Come vuoi. remarks è questo. Io suggerirei una cosa del genere. Però Per me ok, mi sposto, non è un problema. Mana mi è arrivato?
No, non è ancora arrivato, quindi Anam tienilo in backup. Allora, visto, evitiamo di fare confusione, facciamo November Kilo scambiato per My Kilo. Ok. E per quanto riguarda il resto, ricordo a chi non ha giocato mai la Liberation che potrebbero, la vedo difficile nelle condizioni da cui partiamo, ma potrebbero palesarsi unità ribelli, quindi indipendenti Greenfor, e ovviamente divieto di ingaggio su di loro perché allo stato attuale dovrebbero essere alleati, quindi occhio alle mimetiche. Se ci attaccano, rispondiamo. Se vi attaccano rispondete. Quindi non attacchiamo. Però allo stato attuale non dovrebbero. Ho messo in mappa i ruoli che suggerisco. Adesso Sipo penso che possa anche lui fare mitagliere. E Mico, te la senti di fare granatiere? Scusami, Mike Kilo, perché qua Sì, capisco. devo Sì. spiegare. E Giorgio, Giorgio, È sì, uguale, uguale, Gio tranquillo. Tango, Gio, penso che puoi fare in questo momento, visto che è la prima che ritorni, ti suggerisco di fare il fuciliere Sì, d'accordo. e basta. Ultima cosa che non vi ho detto, lo spawn su FOB Alpha. Quindi Ok, all'inizio c'è il menu, vi dice dove ultimissimo spawnare. remarks, che poi chiedo a Cobra. Cobra, facciamo come l'abbiamo giocata nella missione Ofcra, che ci mettiamo tutti sulla 50, no, 50, che ne so, sulla 51. Per i piloti, intendi? No, tutti stiamo sulla 51 come C'è la backup. 50 per quello. Ah, ok, Always. voi Ma va bene, è fatta l'accoordinamento? apposta. Usiamo tutti la 50 come frequenza di back, cioè come frequenza Bandit. che mettiamo come Canale frequenza aggiuntivo? alternativa, bravissimo. E usiamo 55-56 come canale principale. Quindi, mi spiego, tutti quelli che stanno in Bandit 1 possono parlare con Bandit 1 su 55 schiacciando Tab. Stessa cosa per Bandit 2 sul 56. Io e Cobra parleremo a tutti e ci coordineremo sulla frequenza aggiuntiva, così che tutti sentono ed eventualmente se qualcuno ha un'informazione importante da dare, banalmente, contatti, carro armato, qualcosa, si può dare sulla frequenza globale, cioè globale sulla 50, cercando di non spammarla se possibile. Esatto, Così cioè la almeno. usiamo solo io e Always e i piloti quando, i conduttori quando guidano, gli altri Esatto. la usano solo d'emergenza per contatti all'improvviso e cose del genere. Esatto. Se no, parlate con la vostra, cioè alla fine parlate con la vostra squadra. Così si evita la cosa Trovi dell'altra spezzo volta. la radio. Così si evita la cosa dell'altra volta che Pezzo la una radio. squadra sente solo la sua radio, l'altra squadra sente la sua radio e quelli che dicono gli altri. Ed è un casino. Grazie per i cambi colore, molto apprezzato. Ok, io non ho altro da dire. Se Cobra ti va bene, per me va bene. E il piano Sì, è vado già. davanti io o davanti tu come mezzi? Partiamo da Fo Bravo. Sì. Fort Bravo. Alfa, alfa, alfa. Alfa, cosa ho detto? Bravo, alfa. 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 E vabbè, non ti preoccupare. Allora, Blufor, canale fazione o globale fazione? Semi fazione. Come, ok, perfetto. Vai, let's Parte. go. Almeno, per me non ci sono domande, più che altro. Deve Ma essere stai già otto. avviando? Avete già avviato? Sì, siamo entrati adesso. Ok, io sto entrando nella lobby. Quindi devo prendere. Vabbè, su Alfa. Sì, fa barfa e poi ci vediamo là. Allora, la cassetta qua per il Cosa stai usando? loadout. Ha già metà del computer? Cosa vuol dire già metà del computer? Lui lo sa. La ventola non conta. No, c'ha la No, lui. scrivania. No, lui lo sa. Ah, perché gli dai qualcosa tu? Ho già fornito io. Vaccino. E c'ho un problema però, devo andare da smilzo l'equipaggiamento, se no sta in mutande, arrivo su. Anzi, prendete tutto quanto. Tipo, prendi lo slot. Ah, che staremmo anche Mico. Or dunque, vai, iniziamo con le radio.
Facciamo tutti un rejoin con Always tramite la squadra, tramite entrambi. Faccio un attimo redeploy sulla porta aerea. Rejoin con chi vedete bianco. Mi? Cazzo sta mezzo. Mira, hai già preso l'equipaggiamento tu? Cosa? Hai già preso lo slot? Dove cazzo l'hai preso? C'avevo i preset. Ah, è vero, c'hai ragione, a posto. Quindi non ti serve la cassetta? No. A posto, ciao. Esatto, noi fondamentalmente dobbiamo... Quello che per esempio troviamo, se troviamo dei veicoli ostili e riusciamo a portarli a casa, è meglio. I veicoli dobbiamo portare a casa. Su di me per la squadra. Anche Mico, anche Vergil, anche sì, ma in generale tipo questi veicoli sono gli stessi che usiamo. Riportiamo, li riforniamo, okay. Li ripariamo. Allora, che parlava, Cobra. Okay. Ora, se vuoi il loadout, vai qui. Loadout. Coso, con interazione allora, Ace, trovi un puntino, fai truppa. Sulla cassa, truppa, e poi scegli il loadout che ti è stato assegnato. Poi, in caso, Lux Vergil, unitivi alla squadra, per favore. Stessa cosa per Mike Kilo e ti vedo bianco? Sì, è giusto, sì, non ho ancora cambiato colore. Giallo, va bene. Beh, aspetta, allora vediamo cosa dice Ollis e poi... No, okay. Facciamo... Vabbè. Come volete, Cobra, fate quel che volete voi. Prendiamo il blu. Fucigliere. Non ce ne stanno tre, ce ne stanno no, quattro. Il blu non si vede di notte, facciamo il meccanico, giallo. AT... Meccanico. Il giallo. Mettiamo il giallo. Meccanico. Meccanico, ok. Sipo giallo, Mico giallo, io giallo. Equipaggiamento okay, detto era granatiere, però aspetta come lo... Granatiere, sì, lo do truppa, granatiere. E il sesto? Poi. E ovviamente per tutti, quando l'obiettivo è catturato potrebbero spawnare dei prigionieri. Qua, su questa cassa. Quindi li vedete perché stanno con la senza arma e con le mani alzate. Segnalateli che dobbiamo portare in base quelli. Che ora è? Con l'M2 1.37. Ma perché mi ha segnato in sono capo squadra, ok. Non mi si colori, scusa, hai detto. Sì, un secondo, sto cercando di capire Cobra. Cobra, che colori state usando voi? Giallo, io ti consiglio rosso, sono quelli che si vedono meglio. Ok, giallo e rosso, quindi squadra Bandit 1. Colore rosso, team management giallo, red. Okay. Lo vedi Nico il rosso? Sì, il rosso non direi comunque a prescindere, no. Ok, ed è giusto. Però ora fai un'altra cosa. Effettivamente si vede bene. Sì, organizzazione squadra, unirsi al team giallo. Giallo. Perfetto, ok, così anche io ti vedo giallo. Sono questi quattro. No, okay. E ci capiamo. Pensavo che se mi unendo Vergil hai lo slot tipo, medico, vero? Già automaticamente. No, quello di entrare nella squadra, quella sì, squadra può avere. Sì, sì. Ah, ok, gruppi. Perfetto, grazie. Ah, ok, ok. Visto che siamo tutti una squadra. Voi due vi ho messi. Allora, siamo gialli. Come per forza, gruppo. Vergil, tu stai. Però sono rossi. Alex, per forza. Tu stai in avanguardia. No, tu stai in avanguardia con me. Scusate, vi comunico che secondo sono a 50. Secondo una cosa, se vedete il vostro grado non corrispondente alla realtà, è semplicemente perché c'è stato il crash del server e devo registrare nuovamente tutti i gradi. Solo questo. Ok, tutti pronti? Alex, sì, ok. Aspetta, mi sta andando un problema. FG Weapons. Okay. Aspetta che collego. Fate un check sui canali, per favore. Check. Check 5-0. E alla fine sto con te, Always, sì, 5. Check 55. Okay. Ah. Check 55. Alex, Mico. Aspetta, sul 55. Giorgio e Sipo. Ma Sipo tu non l'hai già sentito, tutti un check sul 56. 56? 5-6 check. Check Sipo. Ok.
Check. Dico. Perfetto. Sì, tutti, vi sento tutti. Ok, va bene. Ok, ci siamo. Impostiamo tutti. Come secondo canale il 56. Il 50. No, il 50. Mettiti il 56 come primo e come aggiuntivo il 50. Ma solo in ascolto il 50 o come secondo canale? Come, no, in ascolto. Solo... Comunque ok, di grave entità, la usiamo, voi state in ascolto, la coordiniamo io e Nico con la frequenza, quindi la io metto come solo ascolto, okay. Se il sottoscritto va non è operativo, Cobra sei il secondo e poi penso che per grado c'è per Lux, no, io. Tu? Lux e Nico, scusami, Nico Alex, Nico Lux o Vergil? E io poi Vergil e Lux. Ok, scusami, non mi ricordavo, hai ragione. In realtà c'è Smilzo se vuole coordinarci dall'altro. Tipo Risico. Manca Ana, ma me l'ha detto che arrivava tardi. Sì, quindi abbiamo lo slot libero. E tu, Nick, sei Zeus nel caso? Sì, ci penso, okay, io. Quindi puoi sistemare. Ok. Aspettiamo che è tardi. Sì, i veicoli sono questi qua, allora, prendiamo due veicoli. Sì. Devi fare C1. Ci vuoi muoversi i veicoli? Qualcuno è altoparlante? C1, la quella che ti viene per... C'è anche altoparlante? Sì. Mico, sì. Ecco, poi dopo che l'hai impostata, quindi fai C1, 56, fai Mico Enter. È settato che rifaccio una prova. Dopo schiaccia la freccetta... Check. No, ancora. Check. Sì, vabbè, con la rete aperta, la freccia che dà verso destra, vicino a 3. Cioè, se ci metti il cursore sopra c'è il altoparlante, clicca quello. Però con 50 lo fa, vero? Guardian, radio, check. Check radio. Check radio. Corcaria, 5 su 5. Vedi. Copy, 5 su 5. Vedi tu 1-1, iniziamo a prendere i primi due veicoli verso ovest. Ok, Lux, Nico, salite su un veicolo, io Vergil saremo su check, l'altro. Check. Ok, ora... Check. No. Check. Check. Benissimo. Cobra, metti l'ultimo veicolo verso est e il veicolo isolato verso ovest. Cosa, Lux? Devi investigare tu? Sì. Ok. Così posso rispondere a Smilzo. Se serve. Guardian. Thesis Arcadia. Sei dietro libero, vai pure dietro. Standing by for Arcadia check-in. Questo lo so, questo lo so. Alex, cosa ci fa con lui? Alex, cosa stai facendo? Questa è una domanda a cui di solito vogliamo la risposta. Vai, poi la sistemiamo. Hai preso le cose dall'inventario della macchina. Bandit 1-2, 1-1 è pronta. Allora, primo mezzo qua si mettono Sipo. È come altre città è stato segnato? No. Sì. Va, le frecce bianche. Ok. Nico, per informazione, mi puoi far sapere qual è l'armamento di Smith quando fa il cast check-in? Affermativo, però lo fa sì. Capi, grazie. Ah, pensavo parlassi con me. No, parlavo con Cobra. Ah, ok. Si può Cobra, apro io? Affermativo. È il veicolo di destra, quello che non si sta muovendo. Si può Cobra quando vuoi. Bandit 2 è pronto a partire. Bandit 2 procedi pure, avanza 2, segue 1, distanza circa 50 100 metri tra un veicolo e l'altro, ripeto, 100 metri.
Ok, luci spente e accese. Andiamo a luci spente, abbiamo i visori. Informativa, in caso di ingaggio ostile forze russe, avete fuoco libero, Bandit 1 e Bandit 2 si fermeranno ai lati della strada e ingaggeranno. Bandit da Guardian, abbiamo completato posizionamento mine, torniamo alla carrier. Se per possibile riarmare. Bandit 2 ti butti sulla sinistra, noi stiamo a destra. Ripeto, Bandit 2 sinistra, 1 destra, quando abbiamo ingaggio. Esce da Guardian, quando abbiamo ingaggio. Merda, non c'ho i suoni del gioco. Rallento sistema in micro drag. Fai poi un check sulla 56 perché non mi stai rispondendo, solo a 56. Check 56? Negativo, questa era 50. E check 56? Negativo, questa era 50. Forse perché sono alla guida. Mi sembra che ti senti sulla 56. Non è un problema, ragazzi, almeno se dà informazioni le dà a tutti. Quando scendiamo ci controlliamo. Mentre andiamo faccio il post su Instagram. Allora, che mentre andiamo faccio il post su Instagram. Lux, dagli qualche metro in più al veicolo davanti. Ricevuto. Perché se hanno un ingaggio li andiamo in faccia.
In realtà siamo in territorio alleato, però. Civili in strada. Non vedo l'ora che esce il 4. Stasera abbiamo fatto una partita a Reforged e andava a 60-70 fps, tutto ultra. E ogni tanto facciamo una partita, dopo 20 minuti crasha il server, di solito. Tipo ogni 20 minuti crasha e te chicca. Però quei 20 minuti è piacevole. Molto più fluido del 3, non c'è niente da fare. Proprio più giocabile, più... user experience impareggiabile, no, diciamo imparagonabile. Sì, però insomma è proprio Arma che grezza, perché Battlefield 3, che è uscito 5-6 anni prima, era già più giocabile. Alla fine faccio sempre tutto quanto quando faccio le squadre per separare i due punti di vista delle live, e finiamo sempre nello stesso veicolo. Bandit 2 raggiunta la svolta più avanti sulla destra, continuiamo lungo la foresta e andiamo nelle due posizioni 1 e 2. Da lì osserviamo le posizioni nei ostili e valutiamo l'eventuale attacco. Ricevuto. Sì, punto interrogativo, si è capito? Sì, sì. Ok. Minchia, già siamo dentro Visnoia da qui. Merda. Mi piace molto che abbiamo già triggerato Bravo. Ho pensato che passando da qua abbiamo già triggerato Bravo, e ci troviamo tutte quante le a destra adesso. Vediamo un po'. Cioè, con questo io parlo dove sentono tutti? Ahimè. Sipa Cobra, lascio la strada, mi avvio verso la posizione. Bravo Alex, hai scoperto il tasto T. Sono letteralmente 5 minuti che mentre guido gli sto spiegando l'aggiuntivo e left and right. Bravo lo stesso Alex. Gli diamo il ruolo di radiooperatore di diritto, giusto? No.
po' a sinistra. Bandito da Guardian, siamo in volo, riportate quando pronti al calcichi. Shippo. Copalo, Guardian, standby. L'antennella. Alla nostra destra per 90 gradi esatti. E davanti la montante del vetro. Niente. Allora, questa è 56. Olmes, interrogativo, che dobbiamo fare? Allora, Bandit 1, guardiamo uno spot verso direzione 070 080. Scendiamo dai veicoli o... Sì, sì, scendete. Dal se marker Bandit 1 abbiamo visione diretta sull'antenna per 90 gradi precisi. Guardian d'Arcadia, prego per il cast check-in. Arcadia, Guardian riporta una GBU 55, 21 razzi fumogeni, 16 flares, 3 AGM 65D infrarossi, cannone. Guardian, procedo con readback, una GBU 55, 21 razzi fumogeni, 16 razzi flare, 3 GM 65 a aggancio infrarosso. Positivo, più munizionamento aria-aria. Mi mantengo in anchor su IPRO. Ricevuto Guardian, chiudo. No, sto aspettando che sistemino problemi radio dall'altra parte, ragazzi. Always, quando vuoi, ho il cast check-in. Vai, ti ascolto. Ok, attualmente stai in anchor su IPR, quindi al nostro ovest, e abbiamo una GBU 55, 21 razzi fumogeni, 16 razzi flare e 3 AGM 65 ad aggancio infrarosso. Il cannone. Copy waypoint Arrow, GPU 55, 22 flare, 16 fumogeni e 3 GMS5, laser. 21 fumogeni, 16 flare. 21-16, grazie. Che cazzo era? Non ha visto cosa è esploso? Si sente un'esplosione in lontananza, ma... Quindi, o facciamo un movimento... Guardian da Arcadia, check. 5-5. Ho sentito delle esplosioni in lontananza a nostro ovest, hai idea di cosa sia? Negativo, se non è qualcuno che è saltato sulle mine non saprei dirti. Qual è il vostro actual?
Attualmente siamo su BDT1 stop a 059065. Potrebbe essere qualcuno che ha saltato sulle mine. Ottimo, grazie. Informativo, le esplosioni erano mezzi nemici saltati sulle mine che ha piazzato Guardian. Bandit e Guardian, confermiamo, abbiamo una traccia termica all'incrocio di Guardian 2, non riusciamo a identificare il mezzo colpito, forse civile. Che l'avevo preso in considerazione. Bandit 1, ci muoveremo tra qualche minuto sulla posizione BDT2 con i due mezzi, da lì facciamo un fuoco di soppressione per permettere a Bandit 2 di andare sulla loro posizione 3. Ora cambio i marker perché così mi incasino. Chiaro Bandit 1, andiamo su posizione Bravo, da lì fuochi di soppressione per lasciare in modo a Bandit 2 di andare su Charlie Delta e fare una pulizia. Direzione. Dall'attuale posizione per 100 gradi, 100. Iniziamo a raggiungere i veicoli. Picchiamo il movimento tra un paio di minuti. Mico, dove sei? In mezzo. La torretta. Ah, ti hanno fatto intorno la... Alex, sono trincerato. Infatti, trinciato. No, no, dove sta andando? Ah, meno male. C'era un albero dietro. Lei, signore, è un incompetente. Lei, signore, sarà bannato. Bandit 2 è pronta. Ricevuto Bandit 2, Bandit 1 pronta, richiesta Bandit 2, quando raggiungete i waypoint green, yellow, red, informate e sposteremo il fuoco di conseguenza. Ricevuto. Bandit 1 parte. Dai ragazzi, andiamo su Bandit, su posizione brava, iniziamo subito la soppressione. Bandit 2, quando iniziamo il fuoco avete lì via libera. Ricevuto. Che cazzo sta a mangiare la cofra? Mi hanno portato un ghiacciolo in stanza. Rimango sul veicolo o scendo e pilota scende. E direi rimani su così almeno No, potete dobbiamo. scendere e sparare voi. Ok, scherzavo. Fermo così, va benissimo. Anzi, buttate un po' sulla destra per favore, con la chiama dell'albero davanti. Ma a destra. Siete pronti? Perfetto così. Lux, mi confermi o Nico chi c'è su? Sì, confermo. Vengi tu e vai. Vai, si può.
tiro ricarica. Che scendono dalla collina verso destra. Il Lux è verde, per te vi dire continua la soppressione. Carico. Always qua 22, abbiamo tanta vegetazione, siamo praticamente già sul giallo. Come per giallo facciamo attenzione e spostiamo il fuoco sull'antenna stessa. Sono su. Fuoco Nico, Bandit 2 e Bandit 1 si muove per dare supporto da sud-ovest. Ricevuto. Sì ragazzi, saliamo sui veicoli, adesso visto che loro sono in ingaggio noi possiamo avvicinarci da sotto. Gira qua, se no ci avviciniamo troppo alla città. Adesso da qua. Bandit 1, seguiamo linea rossa e andiamo in supporto di 2. La maggior parte dei contatti ostili è stata battuta, procediamo con lo svolgimento degli ultimi. No, questi volontari di cui è stato colpito probabilmente, aspetta. Sì, lo vedo, ci hanno colpito. Ok, sono su. Abbiamo sistemato. A posto. Siamo di nuovo operati. Un po' bannati, ma... Okay. Quindi tu, evitiamo granate sul radar perché siamo vicini, sull'antenna radar. Ricevuto a Bandit 1 siamo sulla posizione radar. Ricevuto, alleati Bandit 2 su antenna radar. Nico.
successo, Lux? Non ho capito. Quanti? Tramite Zeus, trasporta Alex in base e poi lo riporti qua un attimo, che ha fatto una delle sue cappelle. Qual era il problema del... Non parlare ulteriormente, potrebbe complicare la tua situazione. Che hai fatto, Alex? Dov'è? Non ha uno slot medico. Sembra libero. Dove sta? Alex, dove sei? Vieni l'antenna. Guarda, è lì che si nasconde tra i boschi. Lo farei anch'io al posto suo. Io mi nasconderei dalla vita. Alex, che slot hai preso? Mi sa che ho preso quello da radiooperatore. Ma perché stavo controllando una cosa? Vai. Grazie. Devi risentire le radio poi. Spendi tu, lo controlliamo lato. Ci sentiamo tra un quarto d'ora, praticamente. Iniziamo anche lo spot verso la città sud. Però bastava sulla radio. Prossimo obiettivo. No, no, cosa succede? Alex, non devi aprirla, devi fare interazione con Ace. No, no, non mi sparare in testa, per favore. Ma che stai a fare? Perché? Oh, senti me, premi? La vedi la radio però? Non deve premi. No, perché puoi risettarla, gli ho spiegato per 5 minuti. Quindi adesso sa fa. Ok. Alex, devi risettare la radio. C'è ancora qualcosa che io dovrei condurre una squadra stasera. Sì, perdonami, adesso lo faccio perché sono bravo. Always occhio che siamo già in visuale sulla città, Sì, infatti sto guardando cosa c'è e fate attenzione che potrebbero esserci ancora contatti in giro. Virgil, mi fai mezzo litro di sangue? Attenzione, abbiamo possibili contatti ancora alla torre radio. Oles, dove sei? Io sono sotto l'antenna. Sono un po' avanti a controllare quello che c'è. Dai, arrivo. No, no, lì ho fatto tutto già. Solo il sangue, ho già tappato tutto. Forse c'è da fare la suturazione. No, quello te l'ho fatto io. Ma che non è spawnato ancora un cazzo. Però che c'è triggerando, incredibile. Soprattutto perché non l'ha da solo. Controlla che non ci sia. Sì, ma credo che comunque ci siano rinforzi, perché abbiamo comunque la fascia rossa. Non vedo alcun altro... Ci sono solo un po' di... Hai parlato sulla 5-6, devi parlare sulla 50... Sì. Virgil da Sequoia. Avanti. Ho un battito cardiaco... Basso. Dicevo che ci sono contatti in un 5-6, un paio di civili, nessun veicolo, almeno questo è quello che, non ho, che ho visto. In città hai contatti, hai visto? Io no. Sì. Dov'è? Nella piazza principale. Ok. Non puoi tirare un ATR lì sopra? Ma se sì, nel mentre posso... facessimo fare un sorvolo anche... Esatto, Guardian, quello che stavo Charlie, per dire. Tipo qua, così Charlie? Capiamo cosa c'è dopo. Ora Charlie non sono ancora spawnatico, è inutile che ce lo mando adesso. Ah, troppo lontani. Okay. No. Allora, comunque qua sulle spalle, comunque... Sì, la tira un ATR, Nico. Allora... Oles, io ti proporrei di mettervi di nuovo come supporto da qua, visto che siete già belli piazzati e rifacciamo questa cosa. Conta che io non ho molto... O facciamo scambio di No, io ti direi di non fare soppressione, ma sparare a colpo sicuro. Ok, perché soppressione... No, là non... senza soppressione, tanto non, secondo me non c'è bisogno. Caricatori. Arriviamo alla prima casa, presumibilmente sì. quello grosso qua, ok, dove ho fatto la L. Sì. L blu, l'angolo. E poi da lì noi ci attestiamo, ci raggiungete e poi procediamo uno destro, uno sinistra, tipo bandito e basta. Va bene, però facciamo... Mettiamo dei marker, sì, metto dei marker fissi. Sì, sì, va bene. Vieni mentre spiego il piano la squadra. Ecco. Allora, c'è una squadra da 3 che sta andando verso sud, uscendo dalla città. Sì. E poi... Ho visto dei civili ma non so quanti. Ho un fottio di civili. Quindi non possiamo neanche andare a fare fuoco sicuro. Cioè fuoco di soluzione. Quello non possiamo fare a priori. Poi c'è una Gaz.
Lato ovest, sud ovest. Armata? Sì. Con le luci accese. Lato ovest, sud ovest. Sì, copiato. E sta più o meno a 30 metri dall'ultima casa. E poi c'è un'altra Gaz, subito prima, attaccata alla casa leggermente più a nord-ovest. E poi c'è un'altra Gaz ancora staccata, che sta vicino alla casa più a ovest, vicino al granaio. Al lato opposto del granaio. Quanto è nostro, sì. La cam. Ripeti, Lux. C'è un paracadute a gradi 150, ma penso che sia la nostra cam. Me lo confermate? Ok, sono appena spawnati tutti quanti gli altri. Adesso ci sono tipo 4 squadre da 5 più o meno. Lato est. Pattuglia. E però adesso marco tutto. E ci abbiamo. Ho messo indicativamente delle posizioni. Aspetta, aspetta. Non so dove sia l'ultima Gaz, onestamente. Adesso te la dico. Ci abbiamo. Gaz. Marco Bravo e lo sposto qua sopra. Gaz l'ho cancellato. Gaz lì, una Gaz là dove l'hai messa tu un po'. Gaz qua. Cobra? Qua non c'è assolutamente nulla. E qui ci sono tre pattuglie. Ok. Sei? Penso che sia andato via. Ah, però... che stronzo. Ho messo al giorno di marker. Copy, grazie. Una cosa del genere, appena individuate la Gaz la battete e io invece mi metto il... noi facciamo a soppressione la siamo qua. Noi quindi avremo un veicolo in campo aperto sud rispetto a Echo che appena vede la Gaz lo si lura con le lanciagranate. Vai, aspetta, soppressione stabilizzato, non hai niente che ti manchi. Eccolo qua. Cambiato idea, me ne vado via. Nord. Hey, I gotta reload. Bandit 3 elementi di Bandit 1 fanno un aggiornamento da ovest per vedere di mettere il contatto. Ricevuto. Direzione 20. Alex, non i fumogeno verso la minaccia, che poi non la vediamo. Porca troia. Tango down. Tango down, Bandit. Bandit 1 torna alla base. È base. Torna alla antenna. Copy. Buttalo via il direzione 20 gradi più o meno. Sono finiti? Alex, allontanati un po' da... allora Nico, mi confermi che hai messo tutti i marca? Istruzioni poco chiare, ho perso Cobra. Oddio.
Ok, grazie. Facciamo un rendezvous veicoli, vediamo cosa facciamo. Ascolta, Always, le GAZ sono a distanza di sicurezza dal centro abitato, quindi se vuoi le faccio tirare giù la guardia. Mi sembra ottima idea, vai pure. Mi sembra ottima idea, vai pure. 5-0. Facciamo un rendezvous alle Jeep che vi spiego che si fa. Mi senti da qua? Perfetto. Ci muoviamo. Allora, Nico sta chiamando il CAS sulle GAZ. Nel momento in cui arriva ne possiamo iniziare a fuoco di soppressione sui veicoli, sulla fanteria e 22 iniziano a mettere in movimento per la posizione eco. Una volta che sono a eco, loro da lì possono coprirci e ne avanziamo. Ci muoveremo in questo modo. Ma poi vediamo come muoverci. Sì. Sì. Da qua? Qua è una buona visuale? Ok. Distanza. Lampione. La distanza al lampione sono 4-7-6 metri, 500. Guardian d'Arcadia. Avanti. Richiesta di CAS, briefing quando vuoi. Avanti per Bandit. Ok, Guardian, game plan a seguire. Abbiamo tre GAZ che stanno in difesa di Visnoye. Vorremmo che le tirassi giù. Con le GM, presumo. Stanno a distanza di sicurezza dalle case, però se non hai fuoco sicuro che rischi di colpire le case, evita l'ingaggio. E dammi un abort code che tengo sott'occhio se sei vicino a uno civili e in caso ti do l'abort prima dell'ingaggio. K ricevuto. Sta a che le cerchiamo. No, le nuove linee pronte. Ok. È un veicolo di entra. Bandit da Guardian, abbiamo il visual 2 delle 3 GATS. È impossibile ingaggiare con gli AGM perché come non sono accese, non ho una traccia termica. Vado scelita a sparare a cannone o con la GBU. È assolutamente cannone perché per le GBU stanno troppo vicine alle case. C'è un veicolo sulla strada, fai attenzione. La strada su di noi, sud-ovest. Ok, positivo. Positivo per ingaggio a cannone. Interrogativo, vuole 9 linee o fai autonomamente? Le ho in visual in ingress d'arrow. Era civile. Ok, ricevuto. Vai pure. Okay.
Ritorna pure al veicolo, che devono essere pronti all'ingaggio. Lux, appena iniziano i primi ingaggi del... È già stato il primo. Di Guardian, ok, allora quando ci conferma che... Che le gas sono andate, possiamo... Completato il primo passaggio, in ingresso sulla seconda. Passaggio inefficace sulla seconda. È ricevuto, si sta muovendo verso nord-ovest, si è allontanata dalla città. Ci sono i regolamenti. Abbiamo un secondo di gas. E Lux, quando iniziamo la soppressione, fai attenzione che ci sono incendi dappertutto. Il fuoco solo su... Una delle case in campo aperto a nord-ovest della città. Ok, aborto, è rientrata in città. Copriamo l'abbattimento di 2 su 25. Stiamo parlando dello stesso bersaglio. Abbiamo appena abbattuto 2 su 25. Ah, c'erano degli aerei. Cazzo in vista in città. Ok, Guardian, due GADS ancora operative, una a sud-ovest della città. Ci sono dei regolamenti. E una che sta allontanata verso est. Pendio Guardian, crediamo di aver sbagliato fuoco, abbiamo beccato una GADS, forse era quella in città, interrogativo. Affermativo, è appena esploso un palazzo. Mi ha cambiato il target all'ultimo. Diciamo, abbiamo ancora bersaglio lato ovest. Beh, potrei avercelo un Dargen Close però. Ok, allora lascia stare. Ok, possiamo iniziare con l'ingaggio. Dico, spostati da davanti. Le due, via libera. Attenzione a... rettifico, è quella con le ruote distrutte. Prendi due movimenti. Non ce l'ho in vista al momento, quindi non posso confermare. E confermo, vedo quella ovest. Dammi le hot. Che
non ho un BDA. Lux, abbiamo tre contatti in mezzo davanti a noi. Stop, ragazzi. La città è libera, ragazzi. Copy, grazie. Bandy 2, abbiamo 3-4 contatti alla vostra sinistra, seguire tracciati. Ok, sei Lux? E Lux, perfetto, ci sono. Abbattuto. Bandy 1, saremo tutti su e raggiungiamo anche noi il granaio, direzioni 180. Quando pronti ditemelo. Vedo io. Sì, sì. Vai, let's go. Punto eco libero, ci posizioniamo sulle frecce e vediamo via libera. Ci stiamo già avvicinando, abbiamo finito le munizioni, quindi dobbiamo per forza avvicinarci. Giù. Attenzione, contatti zona golf. Bandit Guardia informativa, abbiamo esaurito l'ultimo Maverick per autodifesa da Shilka. Ricevuto. Bandit 1, scendiamo a terra, laser on e iniziamo a prendere la zona golf, quindi avanti per 110 lato sinistro della strada. Bandit 2, Bandit 1 scende a piedi, ci muoviamo per golf, lato sinistro strada. Ricevuto. Si attraversa, no? Prima coppia attraversa e vi copriamo. Dio santo, stasera. Sei ancora? Ok, cercate copertura, stiamo cercando di bonificare. Abbattuto, abbattuto. Mezzo alle case. Grazie.
Ok, Nico, Lux, Lux, fatti dare una stoppata se serve. Tengo io la copertura. Alex, always. Al veicolo al 160. Always. Il veicolo. Giorgio, scendi dal... Ok, andiamo a piedi. Lux, tienimi un attimo all'angolo che cerco di usare la... Always, granate dentro la città, no, eh? Tablet in squadra comunque, bisogna buttarlo via, bisogna in squadra Ho tutto Bandit, attivate le strobo, abbiamo la nostra ambi sul versante sud-ovest con lanciagranate che ci coprirà da quel lato. Lanciagranate dentro la città no, eh? Dove sei? Dove è Lux? Perso? Ah, ah eccoci, ok. Sì, è lui! Ok, fatto. Ok. Datemi un secondo che do un'occhiata col GPS, cioè col, col tablet. Ah, no. Continua a non andarmi giù il satellite. Okay. Forze ostili stanno arrivando verso Vishnoye. No, non conosco verde. La direttiva. C'è. Ma boh, non è un problema. Ah, mi sa che è stato bloccato. Non è disponibile. Vabbè, nessun problema. Dai. Mettetevi un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Questo duro Nico. Che se lo prendi sì. Per la verde sempre. Sì, posso provare a Benny tu non si prende la zona gialla. Capi uno, noi prendiamo l'altra zona. La rossa. No, mi sa che l'ha stato bloccato. Vabbè, nessun problema. Attiamo. Vai, quando sono pronti continuiamo. Vai, Lux, Nico, andate. È pronto, Virgil? A posto. Ok, vai, andate pure, seguiamo noi. Dita, accendiamo i laser. Non c'è pianto. Accendiamo tutti i laser. Prendi tu uno già laser on. Contatto. Attenzione ragazzi che ci sono civili in giro, eh. Contatto sulla principale. Contatto down. Sono a posto, tranquillo, sono a posto. Ma guarda, tiamo, fatti copertura che ho bisogno di una strutturata. Scusa, hai detto che ho fatto un giro della casa. Attenzione, contatto in casa, segnato in mappa. Sta facendo il giro, ma adesso ho smesso.
guarda, prendete pure quella casa a destra. Noi facciamo copertura fuori. Ci vi la sinistra. Ma cazzo di porta è? Un secondo, dove cavolo siamo noi? Siamo alla fine, prima del marker blu. Bandit 2, Bandit 1 in posizione sud della zona rossa. Vieni davanti che puliamo questa. Ripeti, Bendituno. Bendituno, siamo a sud della zona rossa. Ricevuto, noi stiamo entrando sulla casa marcata da Sibu. Casa libera. Avete preso? Guardian, per la scienza, metti un flare sopra Bishnoie, per favore. Prendi tu, tutto ok? La scienza, negativo. Sì. Negativo, credo che Olvus sia a terra. Confermate casa al centro con fumogeno con contatto. Affermativo. Ok, presumo che il contatto non ci sia più, va bene. Sì, sì, gli ho tirato una granata in bocca. Ok, a tutta la maglia, controllate eventuali ostaggi e prigionieri, controllate eventuali casse di munizioni e eventualmente marcatele in mappa. Proprio riesce a mandarmi l'altro medico? Affermativo, un secondo. A tutta Bandit, laser off e staccatevi la strobo. Che aspetti, Alex? C'è un party qua dentro? Chi è questo? Russo. Come è messo? Vai Lux, tra un po' ti rialzi e fai i cavoli tuoi però. Dov'è Virgil? Tu non sei Virgil, permesso. Alex, mi senti? Eccoti qua. Vediamo come sta Always. Ma che succede? Dov'è? Perché non mi si sente? Scusami. Cosa? Ma Always è pieno di buchi, il sangue non entrerà mai. Prova, prova. I buchi. Vedo tutti quanti belli. Ti ho dato in speak. Ah ah ah. Ok, era l'iPhone. Bianco.
Check, 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 mi senti Alex? Ok. Giorgio, ci troviamo dove ci siamo lasciati e metti l'ambi proprio a quell'angolo di quella casa. Nico, tutto a posto? Sì. Mi senti? Ok, sì. Ok. Cava via un po' dei marker che non servono più. E il flare dava qualche... Per quanto riguarda caduti vostri? Attenzione ragazzi. Abbiamo Lux e Always Down. No, 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 mettila più indietro, mettila alla fine della casa. Ok. Buon, va bene così. Il flare ha fatto qualcosa? No, vero? E mettiti in ralla a sto punto. Il flare no, non fa mai parte, che tanto sono col visore, quindi cambia poco. Concordo. Stavo dicendo, come caduti ci siamo? Ci abbiamo Lux e Always. Ancora, ok. Allora, sto cacciando ragazzi. Le mie direzioni d'approccio, il marker sorpressione in alto. Vendita actual lo portiamo, gli mettiamo anche il timestamp. Siamo sull'incrocio, che è abbastanza univoco. E basta, le zone le direi che le lasciamo. Ma sta qualche altro nemico da voi? O sbaglio? Potrebbe essere, è in zona, non è qua dentro ma è in zona. Potrebbe essere anche sulla collina. Approfittiamo, Giorgio, vai sulla ralla. Coprimi sud. E Cobra, mi garantisci che le case le dobbiamo controllare tutte? No. Sul nostro lato, sì. Ok, dal nostro anche. Okay. Nico, andiamo a prendere i due veicoli. Io ho due veicoli. E andate. Cardio, non abbiamo ancora dei contatti all'interno della zona di Visnoie, ma non stanno all'interno della città perché l'abbiamo controllata. Se riesci a individuarli fuori dal perimetro della città, probabilmente nei boschi. Sono andati loro a prenderli oppure... Ci lavoriamo. Mandaci Alex, no, mandaci... qualcuno. Nico Cobra, sto portando risorse all'incrocio. Occhio, non metterti davanti perché prendi danno. Ok, perfetto. Dalle qua. E marcale, per favore. Ok. Marcale, marker Films. Metti un marker tu, Alex, così fai un po' di... Oh, mi sta chiamando. Metti un marker su questa posizione. Scrivigli riff sopra. Vendita Guardian, informativa. Ci facciamo un po' di luce perché col termine andiamo male. Bevuto abbonda pure. Considera che non so se si sgancia, cioè se si accende a una certa altitudine, ma prima si è spento molto prima di essere efficace a terra. Guarda come si vede bene la collina adesso. Adesso è efficace. Adesso sì. Bellissimo. Quasi poetico. Sì, se non fosse che la sganciati per andare a cercare gli ultimi due stronzi rimasti. Uno qua a fare una scena a nome di Candela. Che bello. Che sì. La gazza che c'era su là c'è ancora? Che c'era dove? Là sopra c'è una gazza. Sì, quella che abbiamo visto insieme, no? Non la vedo più, non però. Non l'ho visto, perché siamo in bassa quota. Esatto, non abbiamo visuale. Che bel quadrato che scende. Veicoli, sento. No, alleata, alleata. Quindi... Niente, noi stiamo coprendo... sud, est, okay. Est... Sappi che noi abbiamo un anvi scarico, cioè senza più munizioni niente. No, noi ne abbiamo un po', aspetta. Interrogativo su quante munizioni abbiamo di HE sulla ralla. No,
caricatori avete lì. E sull'altro è Mico, se non sbaglio. E siamo un po' indietro. Hai già fatto una recon della... Hai un'idea di cosa ci sia nella fuel barrel, giusto? Più che altro mi sa che non sono ancora spawnati, se ci sono. Prima abbiamo visto una gaz. Che ho ricevuto. Guardian, richiesta di ricognizione su obiettivo Charlie. Bandit da Guardian, abbiamo un Pax per 8 in pattuglia su obiettivo Charlie. Ricevuto, grazie. Always, ci abbiamo una pattuglia da 8 su Charlie. Solo una pattuglia da 8? Affermativo. Nico, no scusami, Always. Sì, ne abbiamo un bel po' di là, eh. Abbiamo 5, abbiamo... da... 5 nastri da 40. Ci abbiamo solo una... Non riusciamo a identificare eventuali fuggiaschi nei boschi. Più la gas, quindi possiamo anche andare... Ok, ricevuto. Stanno sul marker 0, giusto? Copy. Il Pax a Charlie, sì. Facciamo un attacco... Senti, se si allontana dalle case io gli faccio tirare una mitragliata e lo bypassiamo l'obiettivo. Catturiamo e basta. Che Mogilevka ci vorrà, eh? Guarda che se è una pattuglia da 8 noi ci muoviamo lungo strada con il lanciapatate lì. Sì, ma abbiamo un F-35. Demoliamo. Va bene, come volete. No, no, più che altro nel mentre ci butti l'F-35, magari noi iniziamo ad andare per... Esatto, dove lui stava mettendo... Tanto ci dobbiamo passare perché dobbiamo catturarla. Però facciamo pulizia al massimo. Eh sì. Ok. Ok, Guardian, fuoco libero sui Bugs su Charlie se si allontanano di almeno una cinquantina di metri dagli edifici. Ricevuto, fuoco libero su Bugs su Charlie se si allontanano dagli edifici. Quanti muovere, aspetta. Allora, consideriamo eventuali rinforzi del castello, non dovrebbero arrivare, ma... Potrebbero arrivare dei rinforzi al castello. No, negativo, non c'è nessuno al castello. Abbiamo già fatto la ricognizione. Perfetto. Okay, va bene. Questo qua è l'anvi. Pronti? Carico o scarico? Bandit 2 in ascolto. Ditemi se ci siete. Questo è l'anvi scarico. Ok. Allora, Luke, saliti sull'anvi di coda. Noi saliamo sull'anvi di testa. Siete solo voi che avete caricatore. Ci muoviamo verso la linea rossa, facciamo stop, blocchiamo la strada e facciamo supporto all'altra squadra che va su a prendere l'obiettivo Charlie con una pattuglia da 8. Verge, sali pure. Arrivo. Siamo in testa. Quelli sono flare? Quelli sono... O chaff? Sono flare. Ok, che succede? Ingaggio? Ah, attaccato. No, può essere che state ingaggiando. No, okay. Sali, grazie, Virgil. Bandit 1 pronto, Bandit 2 quando vuoi parti. Civile solo di nome. Marco Giuda. Sei di 4 ambiti, ci cioè butti in mezzo così e ci vuole le palle. Bandit Guardian riporta passaggio a cannone parzialmente efficace. Ancora un 3-4 pass zone difficili. Ricevuto, interrompi il fuoco. Siamo noi. Bandit 1, qui Bandit 2 pronti a partire. Bandit 2, potete partire e noi ci posizioniamo lungo strada. E ora ci segnalo almeno 3 o 4 bugs abbattuti. Interrogativo sempre per la scelta. Ci sono ancora 4 o 5 bugs sulla posizione Charlie. Copy. Un attimo che informo. E Always, possiamo tentare di fare una cortina su Modena su Charlie, visto che dobbiamo testare queste cose? Se vuoi tirarla fai pure, ma penso che è meglio sia meglio utilizzarla per dopo, onestamente. Copy.
Negativo, nel senso che dopo, non avendo molto. Ricevuto. Non avendo fondamentalmente munizioni, noi ci dovremmo buttare dentro in città. No, non salire, non salire, raggiungi la posizione più avanti rossa e chiudiamo la strada. Cazzo, se ne mettono rinforzi lungo strada, noi controlliamo che nessuno scenda. Si può scendere pure? È tornato lì in civile. A maniche corte in Russia alle 2 di notte, questo sì che è... che c'è il fisico. Carico. Da... sparo da 207 gradi da me. Eccolo. Abbattuto. Ok, l'ho scontato. Bandit 2, check veicoli. No, Luis, tu non hai detto qui, Bandit 2, abbiamo un uomo a terra, la missione procede come previsto. Ok, allora, attenzione. Attenzione. Allora, faccio attenzione che ho ricevuto un RPG. Ecco. Ma che cazzo è? Questi sono puffi, occhio. In copertura, in copertura. Magni 2, siamo sotto fuoco di lanciagranate, ma non abbiamo alcuna direzione da darti. Ricevuto, sento il bersaglio di fianco a noi, tra noi e voi. Cadi 220. Ma non capisco se sono nemici o no. Bandit 2 dentro l'area bersaglio. 220 sono alleati perché sono nella zona bersaglio. Quello che ci stava sparando però era più verso di noi. Okay. Abbiamo alcuni target resi, ora controlliamo le case, vediamo la via libera e cosa interrogativo su cosa facciamo sugli arresi. Stand by one. Vedere non vedo. Li possiamo portare via. Buongiorno. Dovremmo portarli via, però come? No, non dobbiamo delle strade. Sì, Bandit 2, non abbiamo modo per estrarli immediatamente, portiamoli con noi. Confermo, stanno problemi con l'ace, eh? Cioè? Non vedo i danni. Marker Rick per 3. Vedo le ferite, vedo tutto quanto bianco comunque, invece è successo per Lux. Ah, ottimo, siamo medico. Qua abbiamo comunque il veicolo senza volte, ragazzi. Sì, ci ha preso 8 puffi. Sto togliendo lì. E Always, se vuoi faccio atterrare Smith, lo faccio venire ad estrarre i VIP con Gilbert. Così abbiamo possibilità che ci rispawnano a Mogilevka. Tanto adesso, sennò sì, starebbe 10 minuti e non fa un cazzo.
Sì, okay. perché noi dobbiamo chiedere, secondo me dobbiamo chiedere i fornimenti. Vai. Bandit 2, mi fai un check munizioni? Anche voi fatemi un check munizioni. Wait. Cobra da Nico. Wait. Perché eventualmente lo facciamo qua, cioè, facciamo qua il rifornimento. Poi appena torniamo i veicoli, mi dite munizioni sia della Browning che del lanciagranate. Ah, ma tutte le ruote. Bandit Guardian, siamo RTB per rifornimento e riarmo, se avete ultime richieste di tele adesso. Perfetto, Guardian, noi stiamo facendo uno spot per rifornimento e contestualmente ci servirebbe l'estrazione di due VIP. Se può portarci lui bene. Positivo che devono andare alla portare o anche alla... Devono raggiungere una FOB qualsiasi, anche la portare, va bene. No, è meglio che portiamo via così eventualmente ci possono respawnare nel prossimo... bersaglio. No, parlavo delle ruote del mezzo. Ma infatti se le riempiamo, le cambiamo con quelle che avevamo a disposizione. Positivo, stimato tra i 5 e gli 8 primi. Porto un mezzo. Ricevuto, ti informo quando mettiamo le ruote degli altri veicoli quando arrivano. E Cobra ancora non si è fatto sentire, vero? Bandit 1, qui Bandit 2. Avanti. Abbiamo 4 nastri di HE più rimasugli e 3 nastri di Browning rimasugli. Ricevuto, interrogativo, munizionamento Fanti, servono rifornimenti? Stand by. Ok, verge continuo a coprire. Poi abbiamo bisogno di un'altra. Questa intanto là. Ah no, questa non si fa. Negativo, tutto ok. Loro stanno al castello? Ok, ricevuti. Voi avete bisogno di munizioni? No? Ricevuti, ma quanti? Quasi metto gli anti-air. Però per il resto non ho sparato un cazzo, quindi ok. Io ho caricatori. Se avessi avere caricatori io ce l'ho. Però forse qualcosa di munizionamento medico. Sono due. Munizionamento medico c'era nell'Anviver, c'è cioè un po' di sacche, un po' di roba. Ma sacca da 1000, più che altro non ho le 250. Ah, sono dei caricatori, ok, perfetto. Sono dei caricatori. C'è da 500 qua. C'è da 500 e da 1000 nell'ambito. Bene, 2 da 1 ci serve la vostra... Contatto nemico, una cazzo è arrivata da noi. Se quello è arrivare... Oh well. Bendi 2 e poi mi segui e fai queste cose. Complimenti per l'ingaggio. Bendi 2, raggiungeteci sulla strada, ma ho bisogno di una ruota perché siamo a piedi. Negativo, ruote sono scaricate. Negativo, ruote posto. Cobra, quando è un attimo mi metti una LZ per estrarre i due prigionieri. È una bella... Bandit 1 qui, Bandit 2, abbiamo avuto un incontro ravvicinato con una GAZ. Non so che fine abbia fatto, comunque ci stiamo raggruppando con voi. Io lo so che fine ha fatto. Ma siete senza... Ma c'è fumo di fronte? Là c'è... E il fumo è la gazza che avete appena distrutto. Cobra, là c'è un veicolo più avanti dal quale potete prendere delle ruote. Aspetta che sto... No, ma me ne basta una, la sto su. Cobra mi ha ricevuto per l'LZ. Ah, ne serve pure dall'altra? Cobra? Sì? Hai copiato per l'LZ? È negativo perché c'è un po' di casino. Ok, quando hai fatto mi metti un LZ per estrarre i VIP. Ferito. Ok. Che viene smesso.
No, perché in quel volo del mezzo ho visto la piena persona poco fa. Questi sono buoni come ruote, negativo. Negativo. Ok, questa è buona, questa è buona. Ottimiamo la copertura, per favore. Non ho capito se chiamiamo rifornimenti oppure no. No, non ci servono rifornimenti. Cobra mi ha detto che non ci servono. Io ho trovato due caricatori in giro, quindi sono a posto. Ok, lasciamo tutto. Ci serve solo... Come? Ci serve solo l'estrazione di video. È già fatto. E gli possiamo andare... In realtà la zona qui è... pulita. Ok, Bandit 1 operativo, procedo con la designazione della landing zone. Marcherei Z1. Copiato. Guardian marker LZ1 e a coordinate 069 057. Bandit 1 qui Bandit 2, io suggerirei di andare a 60 gradi con Bandit 2 per coprire l'altro lato della landing zone verso i boschi, ma stando comunque qui vicino a 200 metri. Però ci uso 2, va bene, stiamo qua noi. Allora, Nico Vergil, copritemi davanti. Lux, quando hai finito, copri dietro. Falli pure sulla 50 e copri dietro. Qualche problema, perché quando è a terra la gomma è buona, perché la metto sull'interruzione. Bandit 1, interrogativo, se vi lascio il VIP a voi. Sì, è fermato qua. Pericolo riparato. Ricevuto Lux, sali sulla 50, tienimi nord. Aspetta Sipo che sto facendo scendere Lux Vergil, tenete invece lato sud. Dove sei andato? Ma hai detto Lux nord e Lux Vergil sud. Di e non so che è. Come sei cattivo. Olis, tu ti rendi conto che mi ha appena detto che l'HE, cioè l'MK19 e l'M2 Browning sono uguali col notturno? Cioè neanche, né ora né mai sta cosa. Non posso sparare? Ti prego, uccidi Alex. Ah, è Alex che ti ha detto quello? Che senso sono uguali col notturno? È che secondo lui sono uguali. Ah, ho capito. Che li vedi uguali. Sì, è chiaro. Ma non per Alex. No. Però bisogna che qualcuno mi copra dietro. Dietro e qui davanti. Aspetta, che sennò non vediamo un cazzo. Tuneta il nostro guardian. Cosa? La tuneta? Sì, ma stava parlando Cobra e non l'ho sentito. Bandit 2 da posizione collina 326 avete visuale sulla città di Moglievka. Ma cazzo l'hai detto? Non so come l'ho pronunciato, l'hai capito. Affermativo. Mogiantani. Scusa, è Delta. Delta? Delta. Mogi Delta. Mogilevka. Anche detto obiettivo Delta. No, Mogilevka. Sì, ma c'è un marker Delta sopra. Hai chiesto i rifornimenti. Nico qui, 22 passo.
avanti, bande 2. Interrogativo se se e come marcherai la landing zone. Per portarvi a VIP. Laser. Roger. Fire up. Bandy Z Guardian, un minuto LZ, marcate LZ. Ancora. Non la capisco. Copiato, sono in attesa sull'LZ di punto un laser in faccia. È sparito il VIP. Davvero? Dov'è il VIP? Lo vedi? Era qui. Due secondi fa, arrestato. Ha tutta la maglia, se avete il laser acceso spegnetelo o puntatelo per terra, grazie. Nico, è bello chiamare... Ho capito, ho capito. Facciamo l'estrazione e poi ci risegniamo. Ciao Smi, il VIP è scomparso, proprio adesso. E Olvis lo sta cercando. Olvis, mi confermi che il VIP non c'è più? Positivo, il VIP è evaporato. È tornato per casa nel veicolo? Poi risinca magari. Controllo. Bug di merda. Negativo da parte nostra, contatto l'altro due. Di due, avete per caso di nuovo il VIP? Qua è sparito. Va bene, il laser per marcare la LZ, Smi. Magari negativo. Sì, sì, dai. Adesso che è notte. Che è il Nico negativo, VIP sparito. Beh, grazie. No, ma è per il reset dei cadaveri, di solito scompaiono quando vengono ripuliti. Sì, Alex, ma non era un cadavere, era vivo. Ok, puoi ripartire perché il VIP si è buggato e sparito. Dopo ce li segniamo a mano i punti. Ok, torno a riprendermi il mio aereo. Yes, a dopo. Estrazione è avvenuta con successo. E Always, dimmi. Io vorrei mettermi più o meno su Little Hill a sud-ovest rispetto alla città e disegnare per Guardian. Credo sia la cosa più efficiente che io possa fare. Quindi vuoi staccarti? No, però vorrei che ci passassimo. Vuoi passare lì, ok. X-ray Zulu. Ce li ho 2 minuti per allontanarmi un attimo. Sì, sì, vai, vai. Bandit, rientra pure, ci organizziamo per la prossima fase e chiudiamo. Comunque vuoi, perché comunque... Certo. Mi sa che roba grossa ci sarà. Sì. Io ho finito gli anti-R, quindi... O spottiamo o spottiamo. Zulu, X-ray Zulu, dammi altri nomi, Mike. E Mac November. Siamo certi che da Little Hill abbiamo la visuale? Eh? Sì, da fuori dagli alberi. Lo vedi subito.
Control tasto sinistro. 8 sulla città. C'è visuale. Sì? Eh? No, ma vuol dire che magari c'è davanti la. Il cambio. Questi alberi potrebbero non aver visuale. Ma la page ci piazziamo qua. Per avere visuale. Anche nord volendo, eh. Cosa? Anche da nord alla peggio. Okay. Anche da nord? Puoi intendere da qua? Anche io posso fare questa decisione. Se no qua possiamo andare, Nico. Anche sì, dove vuoi? Abbiamo fatto uno spotting con l'F-35? No, negativo. No, negativo, è venuto adesso a prendere il VIP, l'F-35. Quindi a questo punto okay. Potremmo andare qui. Sì, sarebbe l'ideale se riuscissimo a avere qualcosa prima. Ah, no, sono d'accordissimo. Sì, ma è un movimento di pattuglia, perché poi muoversi con i mezzi lì è un po'... nel senso, infatti li fermiamo qua e poi andiamo a piedi, facciamo un movimento... In realtà, guarda, vorrei proporti un'altra cosa. Dimmi. Noi possiamo andarli sopra, così eventualmente possiamo coordinare. Voi andate sul punto Papa, noi andiamo sul punto Sierra. Ok. Che è questo qua sopra. Okay. Iniziamo a fare spot. Voi almeno avete lì eventualmente una base di fuoco. Sono 300 e qualcosa metri. Se serve avete fuoco e se serve avete un po' di copertura qua dietro. Beh, se no ci buttiamo nel bosco qua, se ci serve eventualmente, proprio. Esatto, esatto. In panico potete andare lì, siete comunque vicino a noi. Perché stavamo pensando di andare su Little Hill, però... potremmo non avere visuale, da lì invece avremo una buona visuale. Iniziamo a spottare, eventualmente chiamiamo un CAS e poi pensavo di fare un movimento per il punto Romeo. Senti, ho spostato il marker Delta che c'era al centro, sì. Che mi triggerava, tanto si capisce che Delta è l'obiettivo. Sì, cioè. Sì. Potremmo fare un movimento poi per punto Romeo con i veicoli e da lì andare da una parte. Posso dire una cosa stupida? La prossima volta metti stupida, i nomi delle zone, visto che hai messo November, XR, Mike, eccetera. L'iniziale deve Delta essere 1, Delta 2, colore. Delta 3, Delta 4. No, E allora Golf, bravo, capiti. Romeo, quindi dopo cambi Romeo sopra. Romeo, e questo sarà X-Ray, White, Whisky. Puoi mettere Whisky, puoi mettere Bravo, che è bianco, come vuoi, non si capisce. E Green, no, Green no, metti V, quindi, Victor. Allora, aspetta, questo è Yankee. Tanto queste Golf. Sono tutte cose in inglese. Che c'è. Ah, scusa. Va bene, vi ricordo comunque la cosa stupida su Guardian 4 e Guardian 3, è minato, non so su che estensione, quindi occhio per eventuali ritirate, manovre, eccetera. Guardian 4 e Guardian 3, ok, sono minati, va bene. Good to know. Quindi la ritirata deve essere per forza via Papa. Va bene? Sì. Perché quindi via Papa, ci iniziamo a mettere lì? Abbiamo un'uscita, però iniziamo ad andare in territorio ostile se andiamo in terrenza. No, assolutamente no, no. Zulu. È territorio ostile, Zulu. Ok, va bene. Iniziamo ad andare nelle rispettive posizioni, se voi vedete bene, se non vedete... cercate una posizione. Mi devi dare un minuto per spiegarlo alla mia squadra. 59, 58, 57. Tipo? Allora, questo è Lux. Ok. Facciamo una di quei veicoli, ci muoviamo per Sierra. Noi andiamo quella posizione per fare spotting, l'altra squadra va su Papa, fa spotting e tengono la strada principale. Apriamo noi. Positivo. Dopodiché ci muoveremo, una volta che tutto a posto, ci muoveremo via Papa o quasi via Papa per X-Ray e da lì inizieremo i punti, inizieremo CQB. Negativo. Bandit 1 va su Sierra.
dite che tipo Nico sai darmi un eta per chiamate quando pronti al cacciachi il per Guardian. Mi ha appena comunicato che è pronto per il cacciachi. Copy. Non scolliniamo però con quei veicoli, andiamo a piedi. E mettiamoci per favore laser on con la strobo. Bandit 2 da 1, siamo laser on con strobo, ci muoviamo per il punto serra a piedi. Iniziamo la record. E ho l'esame il primo che faccio. Interrogativo se Bandit 2 può iniziare ad aprire il fuoco da papa. Negativo, non abbiamo ancora visuale, non sappiamo che tipo di contatti abbiamo. Ricevuto il rinco, Guardian d'Arcadia, avanti con il castello. Diciamo 100-200 metri per sud-est. Guardian riporta cannone, la GBU 55, 21 razzi fumogeni, 38 razzi a guida laser, 3 Maverick ATV e... E penso basta. In teoria dovevo avere anche gli altri tre. E positivo, e tre Maverick a guida infrarossa. Che cosa sta in campo aperto? Ok, una GBU 55, 21 razzi fumogeni, 38 razzi a guida laser, 3 Maverick ATV, 3 Maverick IR e cannone. Positivo. Ricevuto, grazie Guardian. Always verso dove vi trovo. L'ho trovato. 130. 8 contro 12. 8 contro 12. Questa roba qua. Questa roba qua è pulita. Sono clean. Non abbiamo una minchia di visuale da qua. E no, dobbiamo scendere. Posso arrivare a quella trincea là sotto? Quella lì? E andiamo tutti, perché in realtà la città è per 160, è di là. Sì, ma a sto punto andiamo coi veicoli? Sì, ci puoi andare... no, un po' troppo vicino alla città coi veicoli. Oddio, con tutti sti... Ah sì, andiamo a piedi. Andiamo a piedi, dai. Vieni su giù. Andiamo a piedi. Comunque una GBU 55, 21 razzi fumogeni, 38 razzi guida laser, 3 Maverick ATV, 3 Maverick IR e cannone. Stavo correndo, non me li sono segnati, quindi non te li ripeto, ok, ho capito. Allora, ho due torce, non capisco di che tipo, per 190 per due luci. Sembrano di un veicolo, ma... Sono di un veicolo. Ok, abbiamo una Gaz per 195, adesso la marco in mappa. Anzi, always. Infatti. Ti metti il fianco a me che te lo so le coordinate e me le marchi tu. Civile in mezzo. Ce l'ho proprio di fronte, eh. Secondo spazio. 170 sulla strada, è un civile che cammina. Allora, c'ho... Aspetta, scusa. Gaz su 0745 0526. La Gaz è a 186 gradi a 170 metri, Però così, aspetta, 042. Aspetta, faccio 0745 0569. Sistemami il marker. Non lo vedo. È un LZ gialla con scritto Gaz. Ah. In quel senso sistema il marker.
Allora, pattuglia centro. Da qui un cazzo di null'altro, secondo me. Facendo ancora un po'. Quella torcia là cos'è? È alleata? Cioè è un contatto oppure no? Che torcia? Quella è la Gaz. Ah, quella è la Gaz? Affermativo. Ok. Sono due torce però. Sì, c'ha due fari le macchine. No, ma sono molto distanti. No, no, fidate la Gaz. Vedi la ralla sopra e la Gaz e quei due fari sotto. Comunque non vedo nient'altro da qua. Quella la posso già ingaggiare adesso, volendo, eh? Beh, la Gaz è tutta tua. Copy. Secondo. Bendy 2 da 1. Abbiamo una Gaz in visuale. Chiamata a cassa in un paio di minuti. Dopodiché avete fuoco libero e movimento libero per X-Ray. Seguirà Bendy 1 a piedi dal bosco. Allora, ricevuto qui Bendy 2. Heading 90, distance 4100, elevation, omis, description, Gaz, location 0745052, mark, laser, codice, Bendlis, sulla strada adesso, 100 nord, egress, est. Guardian d'Arcadia, richiesta di CAS, standby per le nuove linee. Copiato da Bendy 2 da 1, remarks, civili in città, attenzione al fuoco. Ricevuto. Guardian, richiedo 3 razzi a guida laser da IP Arrow, heading 90 gradi, distanza 4100 metri, elevation OMIS, description GADS, coordinate 074052, marker laser, codice 1111, Prendris 200 metri nord, egress est. Guardian riporta IPR per 090 4000 metri GADS su griglia 074052 marcata con laser codice 1111 Friendlies 200 metri di assist. Readback corretto. Playtime 1 minuto. Trovassi un buco da cui riesco a laserarla. IP inbound. Pirot. Jason. Good laser. Che goduria. Bendy 2 da 1 e luce verde. Bendy 2 in movimento. Okay, ragazzi, laser on, luce verde, lasciate passare Bendy 2 e poi ci muoviamo anche noi verso la città. Direzione 160, le prime case. Guardian, abbiamo una traccia termica non identificata a vostro est, non riesco a capire che cos'è, ma è grossa.
ricevuto, cerca di capire che cos'è e poi fuoco libero se è una minaccia. Tramai, attenzione, blindato possibile in arrivo da est. Stiamo superando la posizione Papa perché non abbiamo visuale su contatti. Siamo all'incrocio subito dopo Papa. T72, T72. Covi, proseguite pure per X-ray. Si è aperto il movimento. T72 eliminato. Troppo facile così. Dillo a lui. Bendy 2 in movimento su X-ray. Civili su strada. Squadra in movimento per 150, ci muoviamo in linea, raggiungiamo le case. Gaza 180 per la nostra posizione, la stiamo ingaggiando. Restiamo al lato sinistro della strada, lato est, e raggiungetemi al veicolo anti. Cos'è con noi? Sono rimasto un po' arretrato perché volevo controllare cosa faceva quel ragazzo. Con la tua sinistra.
c'è Miko che è a terra. Beh. Ci vede su strada. Ho visto che trascina una qualcosa. In teoria c'era. Lo dovrebbero aver accolto su. Che dall'altra parte. Va bene. Bandit 2 da 1. Interrogativo, prendete Yankee. Stand by, abbiamo un uomo a terra. Benituno, iniziamo a muoverci a sud, iniziamo a prendere le due case che abbiamo esattamente a nostro sud, zona Golf Verde. Attendi, Luis. Attendi, Luis. Un'altra Gaz la posso disegnare. Ok, copy. Designa e quando pronto informaci. Intanto facciamo contatto 240 zona chiesa. Hey! 40 negativo per 240 260 contatto. Guardian pronto per le nuove linee. Avanti per le nuove linee. EPR heading 90, distanza 4000, elevation omis, description GADS, location 075051, marker laser, codice 111, friendly 100 metri nord. Egress est, stesse di prima, leggermente più a sud. Sempre grazie. Positivo, playtime 30 secondi. Read back arrow per 090 4000 GATS 075051, marcata con laser, friendly 100 metri nord, egress est. Feedback corretto, liaison. Ok, iniziamo il movimento verso sud. Lo sneak operate che diamo io, Virgil. Movimento per sud? Sì, per sud abbiamo due... Contatto 270 eliminato. Qual è il settore che ti interessa? Verde, giusto? Prendiamo Golf, esatto. Ma, insomma, le case che abbiamo qua davanti. Copy, copy, copy. Ciao Parappa 90, grazie per il follow. Entriamo. Ok, l'altro dovrebbe essere già libera. Ok, casa libera. Vai, corri avanti, te copro. Anzi, c'è la mini. Lo copri tu. Vado, vado. Ok, prendiamo la porta a sinistra, vieni. Ti carico. Cazzo, è chiuso. Perché chiudo? Perché siamo all'edificio più avanti.
ci sono. Poi. Sempre, ok, perfetto. Next. Gaz sul perimetro. In movimento verso sud-ovest. Bandit 1, interrogativo se mettiamo dei puntini rossi sulle case già guardate. Positivo 2. Bandit 2 su Yankee. Ok, controlliamo questa casa a sinistra. Libero, libero. Grazie di dentro. Casa libera. Tutto ok, Lux? Direi di sì. Oh, direi di no. Direi di sì. Ho la netta impressione che il conducente sia morto. Ok, non vedo il rallista comunque, quindi è a posto. Lux? Dove sei? In casa mi cura. Ok, ricevo. Aspetto il cancello verso 100 gradi. Guardian, segnaliamo Gaz sulla strada principale in centro città, non riusciamo a vedere se abbia l'articolo. Ci ho avuto, grazie. Guardian segnala Gaz in centro città su strada principale. Ok, continuiamo. Always. Segreto sulla mia frequenza. Cazzo. E la Madonna. Peroni. Sembra essere senza artigliere. Cobra Vergi. Tendi. La 1 è tutta quanta abbattuta, sono rimasto da solo. Ricevuto, torniamo indietro. E rip. C'è un po' di commentari da Zeus. Bandit 1 in arrivo da ovest. Bandit 2 in arrivo da ovest. Commentari un po' appannato, ma... Tanto.
Pergi interrogativo, su dove siete? Non ti ho copiato. Buono, interrogativo sulla tua posizione. A nord. A est, direzione 90. Questa zona l'abbiamo pulita abbastanza bene, direi. L'aeroplanino. E bravo Alex, ha fatto una kill.